benvenuti sul mio canale. Come al solito vi ricordo, se i contenuti vi piacciono, di lasciare un commento e un like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video. Oggi vedremo come preparare dei buonissimi muffin speziati alla zucca. Passiamo quindi a vedere gli ingredienti e le fasi della preparazione. Per questa preparazione ci occorreranno 200 g di zucca, 150 g di burro, 100 g di zucchero semolato, 50 g di miele, un uovo, 60 ml di latte parzialmente scremato, noce moscata e cannella quanto basta, un cucchiaino colmo di lievito per dolci e 200 g di farina 00. In realtà lui è Jack e non verrà utilizzato per la preparazione, ma bensì ci accompagnerà durante questi video. Ciò che in realtà andrò a utilizzare sarà la zucca squash. Per la crema di burro ci occorreranno 60 g di burro, 120 g di zucchero a velo, dell'essenza alla vaniglia, 30 ml di latte, del colorante arancione, o nel mio caso rosso e giallo per poterlo ottenere. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa andremo a prendere la zucca e andremo a ricavarne 200 g, senza buccia. La andremo a pulire. A questo punto andremo a tagliare a pezzettoni. Prenderemo della carta spagnola, ne sovrapporremo due fogli, dopodiché andremo a mettere la zucca all'interno, in questo modo, creando un fagottino. E andremo a infornare a 200 gradi per circa un'ora, finché la zucca non sarà morbida. Nel frattempo andremo a preparare gli altri ingredienti. Andiamo a pesare 150 g di burro, andiamo a pesare lo zucchero, aggiungiamo il latte e con lo sbattitore elettrico a velocità 1 inizieremo ad ammorbidire il burro. A questo punto andremo a incorporare l'uovo, sempre a velocità 1. A questo punto potremo aumentare la velocità. Andiamo ad aggiungere il miele. Aggiungeremo la noce moscata e la cannella, un pizzico di sale, andiamo ad aggiungere il lievito in polvere, incorporiamo il tutto a velocità 1. Andiamo a pesare la farina, incorporiamo sempre lentamente. Aumentiamo leggermente la velocità. A questo punto lasceremo riposare e aspetteremo la zucca. In una ciotolina dove ho già pesato il burro e lo zucchero a velo andrò ad aggiungere i 30 ml di latte, l'essenza di vaniglia e pian piano con una frusta elettrica andrò ad ammorbidire. A questo punto pian piano andrò a dosare il colorante e continuerò ad amalgamare.
questo punto mettiamo da parte. Con una forchetta andremo a ridurre in purè la zucca. Andremo a far raffreddare, dopodiché con l'aiuto di una spatola andremo a incorporare l'impasto. Quindi andiamo a incorporare. A questo punto andremo a trasferire il composto nei pirottini. Andiamo a colmare leggermente, cercando di garantire un minimo di spazio per la lievitazione. Dopodiché andremo a infornare a forno preriscaldato 200 gradi, modalità ventilata, per circa 15-20 minuti. Ecco i muffin appena sfornati. Adesso lasceremo raffreddare, dopodiché andremo a coprire con la crema di burro. A questo punto andremo a utilizzare un sac à poche. Metteremo un beccuccio a stella, nel mio caso il numero 61. Riempiamo il sac à poche con la crema di burro. Sformiamo un muffin e andiamo a guarnire con la crema di burro. A questo punto potremo grattugiare delle scaglie di cioccolato amaro. Ed ecco qua il muffin speziato alla zucca. Bene, spero che la preparazione vi sia piaciuta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!